Passiamo la parola al dottor Pierluigi Pecoraro della ASL 3 Napoli Sud e dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, che terrà una relazione su dieta mediterranea, prevenzione delle malattie metaboliche e cardiovascolari. Grazie. Ok, buon pomeriggio a tutti, grazie innanzitutto al Presidente Calcatelli, insomma a tutti gli organizzatori all'ordine per l'invito, e quindi parlerò in questa relazione di dieta mediterranea con particolare riferimento a quelle che sono le malattie cardiovascolari e le malattie metaboliche. La dieta mediterranea, come è stato detto già dal dottore Amendolara, giusto un piccolo cenno alla storia, già negli anni 50 sappiamo che questo studioso, su indicazione tra l'altro questo nostro orgoglio di un fisiologo napoletano, Bergami, che poi è stato tra i primi ad elaborare delle tabelle per la valutazione del peso corporeo ideale, quindi si trasferisce a Pioppi nel Cilento, dove inizia questi studi sull'alimentazione locale, notando appunto che c'era una minore incidenza di malattie cardiovascolari. Questa frase di Ansel Keys è bellissima, eat well and stay well, è rimasta ormai famosissima, ma ci descrive anche come la dieta mediterranea non è soltanto un modello alimentare, ma come la dieta mediterranea invece è soprattutto stile di vita. Modello alimentare della dieta mediterranea lo conosciamo un po' tutti quanti. Fatto, si basa soprattutto sul consumo di olio di oliva, cereali, legumi, frutta, verdure e pesce, moderata quantità di latticini e carne e del vino rosso. La cosa importante per legarci anche al discorso agricoltura che veniva fatto prima, l'importante è consumati freschi, rispetto della stagionalità, possibilmente di produzione locale. Perché queste tre caratteristiche sono importanti? Sono molto importanti perché noi sappiamo che la biodisponibilità dei nutrienti, ma soprattutto di alcune molecole attive, aumenta se appunto il cibo viene consumato fresco, e quindi più riusciamo ad accorciare la filiera e sicuramente meglio riusciamo a ragionare in termini di biodisponibilità. Ma noi che siamo nutrizionisti, biologi nutrizionisti, dobbiamo ragionare su un modello mediterraneo non alimentare, ma dobbiamo ragionare su un modello della dieta mediterranea, appunto sul modello nutrizionale. Cereali, verdura, frutta, che sono la base del modello alimentare, è chiaro che forniscono al nostro organismo fibre, amido, vitamine, minerali e fibre anche nel caso della verdura. Lo stesso modo frutta, ricca di vitamine, di minerali, di antiossidanti, e l'olio di oliva, acidi grassi, antiossidanti, verrà poi approfondito successivamente l'aspetto relativo agli acidi grassi. Legume e pesce, che sono una fonte insomma sia di proteine che di fibre che di acidi grassi poliinsaturi, e come vedete in basso un moderato consumo di latticini e carne, che sappiamo tutti essere una fonte comunque di acidi grassi saturi. Quindi noi dobbiamo ragionare sul modello nutrizionale per capire come questo modello nutrizionale può favorire o comunque può metterci al riparo da quelli che sono i rischi cardiovascolari. Sappiamo che è difficile trovare un'evidenza scientifica, una correlazione molto stretta tra dieta e patologia, perché le malattie a eziologia multifattoriale, quindi chiaramente non sono riconducibili a un solo determinante, e quindi molto spesso il fattore dieta incide in maniera diversa a secondo degli altri fattori. D'altra parte noi sappiamo che per quanto riguarda il rischio cardiovascolare ci sono dei fattori che sono modificabili e no, che non sono modificabili, quindi appunto l'età, il sesso e la genetica, ma ci sono tutta una serie di fattori invece in cui noi possiamo incidere e dobbiamo incidere sempre più in maniera importante, perché possono essere modificati. Sicuramente tra gli elementi che noi possiamo modificare, quello di cui ci occuperemo oggi è sicuramente l'alimentazione. L'alimentazione che cosa c'entra con il rischio cardiovascolare? E sicuramente è una delle patologie a componente nutrizionale, quindi che risentono del cambiamento dello stile di vita, le dislipidemie, l'ipertensione, il diabete soprattutto di tipo 2, obesità e sindrome metabolica. Questi sono gli elementi appunto che caratterizzano il binomio alimentazione e rischio cardiovascolare, e dobbiamo fare anche attenzione che dobbiamo partire sempre da un concetto che qualsiasi fattore di rischio o di protezione deve essere dimostrata da studi scientifici certi, e soprattutto vi voglio mostrare la diapositiva successiva in cui c'è
una evidenza scientifica di quelli che sono gli effetti protettivi sulle malattie cardiovascolari. Cioè, lo sappiamo e lo diciamo ormai tutti quanti che bisogna consumare 4-5 porzioni di verdura e frutta al giorno, ma qual è la motivazione vera? La motivazione vera è proprio data dagli studi scientifici in cui ci dimostrano che effettivamente consumare frutta e verdura, pesce, olio di pesce, acido linoleico, potassio e svolgimento addirittura della regolare attività fisica, quindi binomio sempre alimentazione e attività fisica, hanno un livello di evidenza convincente, cioè ci sono tutta una serie di studi che hanno dimostrato che effettivamente questa relazione esiste e quindi è stata ben documentata. E che cosa possiamo notare? Che questi sono comunque parte di quel modello nutrizionale che abbiamo visto prima. E ancora, i fattori che invece incrementano il rischio cardiovascolare, vedete, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, elevata assunzione di sodio, elevato consumo di alcol, e quindi tutti elementi che hanno avuto un livello di evidenza convincente, ma la cosa molto importante è anche osservare come il sovrappeso, e quindi non l'obesità, ma già soltanto il sovrappeso di per sé può comportare un rischio per appunto le malattie cardiovascolari. Come leghiamo noi il modello mediterraneo rispetto a quelle che poi sono le conoscenze pregresse e attuali di una ripartizione di macronutrienti? Questa è la ripartizione dei macronutrienti classiche, in cui sappiamo che il 55% dell'energia deve essere fornita dai carboidrati, un 25% dai grassi, 15% dalle proteine e un 5% dall'etanolo, perché appunto nel modello mediterraneo il consumo del vino, soprattutto rosso, è sicuramente un elemento da considerare. Quindi questo è il modello della ripartizione dei macronutrienti classico, ma vi voglio fare vedere un documento molto importante che è recente. Cioè nel 2010 l'EFSA, che sapete è un'agenzia scientifica della Commissione Europea, emana queste DRV che cambiano un po' il concetto anche rispetto ai LARN, no? Che sono i livelli di assunzione raccomandata di energie e nutrienti per la popolazione italiana. Perché? Perché praticamente la Commissione Europea chiede un parere all'EFSA per verificare se ancora quella ripartizione di macronutrienti che abbiamo visto prima oggi è ancora attuale. Bene, sono stati riuniti più di 200 studiosi di tutto il mondo e quindi con questo documento si sancisce la necessità di assumere determinati percentuali di nutrienti non soltanto come fattore di rischio, cioè come fattore protettivo carenziale, ma a questa volta l'inversione di tendenza è sul fatto che questi percentuali servono soprattutto per migliorare lo stato di salute. Ma da questo documento così recente notiamo che poi effettivamente la percentuale di grassi si attesta intorno al 20-35% a secondo poi dell'età, la fibra 25 grammi al giorno, la percentuale di carboidrati 45-60%, un po' di attenzione agli zuccheri semplici, cosa che noi già sapevamo, soprattutto per l'incremento del peso per un elevato consumo di zuccheri semplici, soprattutto nelle bevande. Bene, quindi rispetto a quello che noi già conoscevamo fino ad oggi, quindi fino al 2010, non è cambiato assolutamente nulla. C'è una conferma di come quella ripartizione in macronutrienti è ancora attualissima ed è l'unica strada che noi possiamo percorrere. E non a caso questa ripartizione percentuale dei macronutrienti corrisponde con quella della dieta mediterranea. Ma noi dobbiamo anche avere cognizione del fatto che quando vengono affermate soprattutto delle evidenze scientifiche nel settore della nutrizione, è molto importante studiare nel tempo una popolazione, quindi i cosiddetti studi longitudinali, gli studi che comunque studiano una popolazione comunque nel tempo, per numerosi tempi, perché da questa diapositiva, che a me piace molto, ci dà un'idea di come sia importante non solo conoscere la dieta attuale, la dieta pregressa, ma che è importante conoscere la dieta abituale, quindi attraverso una frequenza di consumo, perché soltanto in questo modo possiamo poi fare delle associazioni effettivamente tra rischio e particolari determinanti dietetici. Allora, evidenza scientifica, questa è una bellissima meta-analisi, che tra l'altro gli autori sono, oltre a essere carissimi amici, italiani, quindi ancora di più orgoglio. Vedete che con questa meta-analisi sono stati studiati più di 1.500.000 soggetti. Le meta-analisi sapete che sono
l'analisi della letteratura scientifica, che poi fa una statistica elaborando i dati di tutti quanti gli studi. E come vedete, la lunghezza nel tempo di questo studio osservazionale varia tra 3 e 18 anni, quindi un tempo di osservazione anche molto lungo. Bene, che cosa concludono gli autori? Che sicuramente un'ottima aderenza alla dieta mediterranea riduce il rischio di mortalità generale per il 9%, riduce il rischio di morte per malattie cardiovascolari lo stesso del 9%, riduce la mortalità per il cancro del 6% e addirittura trovano un'incidenza, un decremento di alcune malattie di tipo neurologico come il Parkinson e l'Alzheimer. Quindi sicuramente loro definiscono e affermano che la dieta mediterranea rimane comunque il migliore stile nutrizionale per la prevenzione delle maggiori patologie croniche. E ancora un'altra abbastanza attuale patologia, che è la cosiddetta sindrome metabolica. In quest'altra meta-analisi gli autori dimostrano come la dieta mediterranea non solo è associata alla riduzione del rischio per sindrome metabolica, ma come l'aderenza alla dieta mediterranea effettivamente gioca un ruolo protettivo sui parametri che caratterizzano la sindrome metabolica. Sapete tutti quanti che la sindrome metabolica si caratterizza dalla compresenza di almeno 3 di questi fattori, quindi circonferenza vita, proteine, lipoproteine ad alta densità, trigliceridi, pressione sistolica e diastolica e livello di glucosio nel sangue. Bene, la dieta mediterranea riduce in maniera significativa la circonferenza vita, le lipoproteine ad alta densità, trigliceridemia, riduzione della pressione e riduzione del glucosio nel sangue. Quindi questa è un'altra evidenza scientifica fondamentale che ci dà ancora una conferma di come la dieta mediterranea ha un ruolo importante nelle patologie cronico e anche degenerative. Ma se noi iniziamo adesso invece a fare un ragionamento non soltanto sui macronutrienti, cioè su quella ripartizione energetica che abbiamo visto dei macronutrienti, ma dobbiamo iniziare a ragionare anche in termini di molecole obiettive, di molecole che hanno un vero e proprio effetto nutraceutico o comunque farmacologico. E una delle sostanze che si è studiato molto nell'ultimo periodo è la famosa oleuropeina. È una molecola molto importante, che dove si trova? Si trova nell'olio di oliva, e che raggiunge un grado di presenza maggiore a secondo del livello di maturazione della stessa oliva. Bene, questa molecola molto importante, tra l'altro è molto biodisponibile, cioè significa che ha un assorbimento da parte dell'organismo umano abbastanza elevato, del 55-60%, e ha degli effetti molto specifici a livello antiossidante. Inibisce in maniera dose dipendente l'ossidazione e riduce l'adesione di particolari cellule, sono le monocitoidi, sull'endotelio stimolato. Questo significa riduzione comunque della placca aterosclerotica. E un altro gruppo di sostanze bioattive sono le cosiddette saponine, di cui sono ricche i legumi e di cui praticamente sappiamo che i triterpeni rappresentano la specie chimica, e sappiamo anche che ha delle attività molto importanti, sono state dimostrate delle attività sull'abbassamento dei livelli di colesterolo ematico. E oltre a queste sostanze ancora, che cosa conosciamo? I glucosinolati, altre sostanze molto importanti che hanno un'azione antiossidante e che la cottura ne modifica la struttura rendendole bioattive, ma non mi voglio deviare troppo su tutte queste sostanze, soltanto per farvi notare come anche i glucosinati hanno un'attività antiossidante. Conosciamo ancora che cosa? Gli organosolfuri, soprattutto che si trovano nelle piante a bulbo, quindi cipolla, aglio e così via. È una sostanza in particolare è stata studiata e pare che possa avere un effetto anche sul calo ponderale, e l'allina, che si trova soprattutto nell'aglio. Su questo è stato addirittura dimostrato anche l'effetto, cioè pare che praticamente incidono sul tessuto bruno, e sapete che il tessuto grasso bruno è quello ad un alto contenuto mitocondriale, e quindi aumentando la termogenesi, perché in questo modo abbiamo un aumento del metabolismo e quindi che possa favorire questa sostanza una riduzione del peso corporeo. Ancora i carotenoidi, famosissimo il licopene che si trova nei pomodori, se ne è parlato tanto. Ancora esiste tutta un'altra classe di polifenoli che hanno degli effetti importantissimi, antiossidanti, anche antitrombotici, e sono tutti effetti molto importanti,
ma sono tutte sostanze, molecole che probabilmente all'epoca, negli anni 50 e 60, quando si erano già scoperti i primi benefici della dieta mediterranea, non si conoscevano. Quindi erano prodotti tipici comunque, nei prodotti tipici della dieta mediterranea esistevano tutta una serie di molecole con delle importanti azioni che però all'epoca non erano ancora conosciute. Però su questa, e vado veloce per guadagnare tempo, un ultimo passaggio al resveratrolo, che è un'altra molecola molto attuale di cui si è tanto parlato, con una fortissima azione antiossidante, e vediamo che anche in questo caso sono state definite delle attività principali. Però il discorso che io voglio fare è questo qua: nel caso degli antiossidanti, siccome se ne parla molto e stanno venendo fuori tantissimi integratori, cioè tantissime pillole, ormai la gente compra molto più facilmente una bevanda in cui c'è la scritta arricchita antiossidanti anziché un qualsiasi altro tipo di prodotto alimentare. Ma noi, appunto, nutrizionisti dobbiamo ben conoscere che gli antiossidanti non hanno avuto ancora un supporto scientifico validato, cioè esistono pochi lavori che hanno dimostrato la loro efficienza, perché i costi della ricerca su particolari molecole sono troppo elevati e soprattutto tantissime ricerche hanno dimostrato l'effetto in vitro, e sappiamo tutti il passaggio che poi è necessario fino a quando poi non venga dimostrato che quel tipo di reazione, quel tipo di meccanismo funzioni anche sull'organismo. Ma un'altra cosa fondamentale che noi dobbiamo sapere è che il potere antiossidante di una sostanza funziona soprattutto se esplica la sua azione se è ingerita contemporaneamente alla sostanza ossidante. Cioè, se io faccio un pasto ricco di acidi grassi, contemporaneamente devo introdurre antiossidanti per avere un effetto positivo. Cioè, non mi serve mangiare lontano dai pasti un antiossidante, perché pare che gli antiossidanti, quando poi vengono assorbiti e quindi attraverso tutto il tratto intestinale, perdono poi il loro potere. E quindi la cosa importante è che la reazione deve avvenire in contemporanea. Tant'è vero che molte di questi esperimenti in vitro sono stati condotti in questo modo. Quindi molta attenzione su quelle che sono poi soprattutto determinate scelte o deviazioni che vengono prese soprattutto dal mercato, o comunque dalla moda o dalle tendenze del momento. Ma un'altra cosa io voglio ancora cercare di sottolineare. Tra l'altro, io mi è dispiaciuto non essere presente all'apertura per particolari impegni, ma so che il Presidente ha fatto un passaggio e un ammonimento un po' ai colleghi nutrizionisti che non seguono quella che è una via così accertata dalla scienza, in cui ha un'evidenza scientifica, come abbiamo visto fino adesso, molto accertata, ma spesso deviano verso delle pratiche che possono sembrare un attimino un po' più risolutive. Ed è il caso della moda lanciata ormai negli ultimi anni delle cosiddette diete proteiche. Le cosiddette diete proteiche perché praticamente accelerano un po' il meccanismo del dimagrimento, e quindi tutti quanti, insomma, si sottopongono a una dieta del genere perché può avere degli effetti immediati sul calo ponderale, senza pensare che noi dobbiamo comunque come nutrizionisti preservare lo stato di salute del nostro paziente o del nostro soggetto. E vedete la differenza rispetto alla dieta mediterranea di una dieta proteica, il famoso 40-30-30, in cui c'è un eccesso di proteine, una riduzione dei carboidrati. Bene, è stato ormai, voglio dire, lo sappiamo tutti, i rischi della dieta proteica sono legati soprattutto a un sovraccarico appunto di proteine, e quindi una sofferenza renale che a lungo andare può essere molto dannoso, ma soprattutto poi questa elevata di integrazione di acidi grassi omega 3, che cosa fa? Non fa altro che esporre le membrane cellulari a una maggiore perossidazione, quindi mi va a creare comunque un danno e non un beneficio. Ma c'è un'altra cosa fondamentale: la dieta proteica non è applicabile nella nostra popolazione, dove ci sono delle tradizioni che ormai sono radicate nel tempo. Cioè, difficilmente noi italiani, noi meridionali a maggior ragione, riusciamo ad aderire a un modello
nutrizionale o un modello alimentare che si discosta da quelle che sono le nostre tradizioni. Quindi ci sono tre buon motivi sicuramente per dire che una dieta proteica non funziona. Ma io voglio essere sereno fino in fondo e mostrarvi anche questo lavoro molto importante, è una review, forse una delle poche che c'è, sulla famosa dieta zona. Io non la volevo nominare, ma purtroppo, voglio dire, nella review viene proprio fatto un'analisi su questa famosa dieta zona. Bene, non ha nessun supporto scientifico. Vedete che gli autori concludono con little, quindi ci sono bassissimi supporti scientifici, non solo, ma c'è una grande contraddizione in termini scientifici, in termini soprattutto biochimici, tra quello che promette come effetto una dieta 40-30-30 rispetto a quello che invece è un modello mediterraneo che abbiamo visto nel tempo avere degli effetti molto positivi. E soprattutto questa frase finale è bellissima, cioè what is and what is not sound nutrition science. Questa è una frase che a me veramente è piaciuta molto. Ancora, se noi tra l'altro, e noi dobbiamo ragionare in termini di scienza, facciamo una ricerca in PubMed, che è il portale che utilizziamo tutti quanti, noi che facciamo ricerca o che vogliamo trovare un lavoro, vediamo che per quanto riguarda la dieta mediterranea esistono almeno 24 meta-analisi pubblicate, non esiste nessuna meta-analisi pubblicata di altri modelli nutrizionali alimentari. Cioè questo ci deve far riflettere, cioè perché soltanto sulla dieta mediterranea? Perché la dieta mediterranea è stata studiata negli anni, sono stati fatti numerosi lavori e quindi c'è la possibilità di fare questi studi che prendono in considerazione tantissime evidenze. Questo tra l'altro è recentissimo, è del 2010 ed è un update del lavoro che abbiamo visto in precedenza, in cui praticamente la conclusione è sempre la stessa. Cioè la dieta mediterranea, il modello nutrizionale della dieta mediterranea effettivamente è l'unico che ci può proteggere dalle malattie cronico-degenerative. Ancora, se vogliamo fare riferimento a quest'ultima meta-analisi recentissima di quest'anno 2011 e mettiamo in relazione quello che è la dieta mediterranea con sovrappeso e obesità, che è l'epidemia del nostro secolo, sia per l'età evolutiva sia per gli adulti, vediamo che ormai sovrappeso e l'obesità sta diventando una normalità nel nostro paese. Di questo poi magari qualche dato sicuramente ce l'approfondirà il collega Mazzarella, ma se noi vogliamo parlare soltanto in termini di quelli che sono i benefici della dieta mediterranea, può essere un utile strumento per ridurre il peso corporeo, in particolare con una moderata restrizione calorica associata all'attività fisica per almeno 6 mesi è stato dimostrato che la dieta mediterranea è efficace. Ancora, la dieta mediterranea, contrariamente a quello che diceva qualcuno, non provoca aumento di peso, rimuovendo quell'obiezione al suo elevato contenuto di grassi. Cioè l'obiezione che veniva sollevata alla dieta mediterranea era quello di avere un elevato contenuto di grassi, e questo elevato contenuto di grassi quindi poi poteva incidere sull'aumento del peso corporeo. Bene, sfatato anche quest'altro mito, non è vero, quel 25-30% di lipidi nella ripartizione dei macronutrienti va benissimo. E un'ultima cosa, in conclusione, è l'unico modello nutrizionale in grado di aiutare le persone a migliorare il proprio stato di salute. Grazie per l'attenzione.